Abbiamo questo problema che non è semplice, anche se devo dire che sono stati fatti degli investimenti importanti per connettività, per banda larga. Purtroppo abbiamo un 6-7 anni di arretrato e non so quando si riuscirà a portare a termine il progetto che è stato finanziato, che è stato assegnato, che però la società che deve realizzare, che è Open Fiber, purtroppo non lo sta facendo. E nel mio piccolo comune, che piccolo non è perché comunque facciamo oltre 100.000 presenze di turisti all'anno, abbiamo un problema enorme. È dal 2015 che abbiamo messo a disposizione un'area per realizzare il punto di partenza di tutta la connettività, non hanno ancora iniziato i lavori. Io credo che qui lo Stato centrale da un lato, la Regione Lepida dall'altro dovranno intervenire in modo pesante, perché altrimenti sta creando notevoli difficoltà. Questo potrebbe essere un impulso per portare gente sulla montagna, perché gente che lavora in smart working, gente che lavora stando da casa, credo che questo potrebbe essere una soluzione. Noi abbiamo un ponte crollato nel 2015, perché sembra una data strana il 2015, crollato con l'alluvione, che è ancora giù. Il presidente Bonaccini era venuto il giorno dopo del crollo e aveva promesso che sarebbe stato ricostruito. Io personalmente ho detto che dopo il 2 di gennaio non taccio più, perciò io credo che quello debba essere ricostruito. La regione deve impegnarsi a ricostruirlo, perché crollasse la galleria per qualsivoglia motivo, l'Alta Val Trebbia è completamente bloccata. Per arrivare in Alta Val Trebbia bisogna passare da Ferriere, facendo la strada del Mercatello. Io non credo che sia fattibile. Noi abbiamo fatto fare come comune il progetto, abbiamo speso 40.000 euro, perché abbiamo trovato un ingegnere che ce l'ha fatto quasi gratuitamente. Il costo del progetto è di 4.800.000. Se la Regione Emilia-Romagna non trova 4.800.000 euro dal suo bilancio per realizzare il ponte di Barberino, beh, credo che si debbano fare delle domande e soprattutto darsi delle risposte. Forse non gli interessa. Io spero che non sia quello, perché poi comunque i voti arrivano anche dalla Val Trebbia, e questo io credo che il presidente Bonaccini lo sappia benissimo, lo sa bene l'assessore Corsini, lo sa bene il vicepresidente Priolo, perciò sono tutti messi nella conoscenza. Io mi auguro e spero che non sia questione che non interessi la Val Trebbia, perché la Val Trebbia ha un flusso di persone enorme. Bobbio fa oltre 100.000, ma su tutta la Val Trebbia, se dalla parte alta della Val Trebbia passiamo tranquillamente i 150-170.000, e molti arrivano anche da Piacenza e votano anche questi, perciò io credo che un messaggio debba essere dato e mi auguro che il 2023 possa essere l'anno dell'appalto del ponte di Barberino.